Concluso il girone di andata con i 10 punti di vantaggio che hanno laureato la Gioiese con il titolo di campione d'inverno già da diverse settimane, facile a proposito la vittoria di oggi contro l'ultima in classifica Città di Acri con il classico 2-0. La Gioiese si appresta adesso a disputare la finale di Coppa Italia venerdì prossimo al Razza di Vibo Valentia contro la Promosport, quella Promosport che, come dicevamo le altre settimane, la segue in classifica con il distacco di 10 punti. Anche la Promosport e come la Reggio Mediterranea hanno vinto oggi i propri incontri e si sono mantenuti con almeno nella speranza di poter lottare per le posizioni di rincalzo e conquistare i playoff finali. Non va bene all'Isola Capo Ricciuto che viene sconfitta dalla Paolana, mentre perdono tutte le squadre della coda della classifica. L'unica vittoria di queste squadre è quella del Sersale che batte il Gallico Catona appunto in uno scontro diretto e si porta a 15 punti a ridosso del Soriano con la squadra di Umberto Scorrano che rischia di essere risucchiata appunto nella zona play-out avendo perso proprio oggi contro la Promosport. E comunque per quanto riguarda il rientro dopo all'inizio del girone di ritorno se ne parlerà il 7 di gennaio.